Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 42esimo episodio per la nostra videoguida al 100% comprensiva di tutti i collezionabili per Resident Evil 2 Remake. Prima di cominciare vi ricordo come sempre like al video, condividetelo sui social e soprattutto iscrivetevi al canale. In questo video andremo ad affrontare la boss fight G Stadio 3, avendo con noi davvero, ma davvero, ma davvero un'armeria. Tra le tante risorse spicca sicuramente all'occhio più di qualsiasi altra cosa il fucile a pompa potenziato al massimo con ben 92 cartucce, 8 in caricatore, 84 in inventario. Ok, e ricordando che grosso modo il boss G Stadio 3 si affronta con 50 proiettili di fucile a pompa, direi che possiamo fare un po' quello che vogliamo. Detto anche questo, avanziamo con la storia, ci andiamo a prendere il virus, di cui in realtà già è passata Claire per l'antivirus, il Devil. Collezionabili non ci interessano e torniamo sui nostri passi con l'obiettivo di raggiungere Ada. Abbiamo poi eventualmente anche 19 colpi di Magnum, 26 di pistola grosso calibro M19, 2 misture rosso-verde-blu e per sicurezza in quanto oggetto salvavita 2 granate a frammentazione. Si va! Consiglio, appena inizia questa boss fight andiamo subito alle spalle del boss ed esplodiamogli l'occhietto che ha sulla schiena, che è sicuramente il più scomodo di tutti e tre che dobbiamo andare a colpire. Perfetto ragazzi, siamo stati bravissimi, anche il boss G Stadio 3 è stato sconfitto. Come sempre non preoccupatevi se subiamo qualche colpo, è normale. È un boss che avanza molto velocemente, prende tantissimo spazio quando colpisce, soprattutto nella seconda parte di questa boss fight, laddove sta per morire e quindi diventa molto più pericoloso e ci sta ad essere colpito ogni tanto da qualche attacco, qualche presa. Se abbiamo tante risorse con noi è proprio in prevenzione a quanto per appunto è successo, non è a caso e va benissimo che sia così. Ok, ultimo oggettino, stordente che è sempre un oggetto da lancio molto interessante e ce ne possiamo andare. Per cui abbiamo consumato qualcosa come una quarantina di colpi di fucile a pompa, una cosa così.
Ok, ma l'abbiamo conquistata parte sempre 53, un'oscenità. Quindi semplicemente avanziamo. Non ci interessa poi granché sfruttare il baule adesso, siccome ce ne sarà uno tra poco, e semplicemente andiamo avanti. Saltiamo anche questa sequenza filmata ed entriamo all'interno dell'ascensore centrale. Fuggi dal laboratorio. Ok, una volta usciti anche da questo ascensore centrale, sulla destra subito bomboletta spray. Avanziamo saltando anche il prossimo filmato che già conosciamo perfettamente, durante il quale Claire è già nella fase finale ad affrontare poi il boss G Stadio 4. Prendiamo un coltello tanto per. Usciamo e poi ci dilettiamo anche un po' a sistemare il baule e a salvare la nostra partita. Riprendiamo con la fuga. Qui come sempre ci avviciniamo alla porta, facciamo scendere il Tyrant, lo attiriamo o di fronte a noi o magari verso sinistra e facciamo in modo di girarli intorno, così da conquistare anche la via di fuga e proseguire oltre abbandonando la zona del laboratorio. Ok, siamo giunti verso il montacarichi. E qui andiamo a prendere qualche oggettino in quanto piantina rossa, oramai non sono più neanche cose importanti. E importante invece fare almeno due posti per il dispositivo che poi va inserito all'interno del montacarichi. Quindi togliamo il lanciafiamme, che per la prossima boss fight già sappiamo essere quasi inutile, non è un'arma idonea per i boss. E quindi i due spazi sono fatti. Possiamo giusto per sicurezza portare un'altra miscela, tanto per, ma comunque sia, stiamo davvero benissimo, oltre benissimo. Ok, quindi semplicemente andiamo a equipaggiare le granate a frammentazione stavolta, la nostra bella magnum, ci prendiamo il connettore elettrico e poi avanti tutta. Perfetto, boss fight Tyrant. Come sempre, cerchiamo di colpire quanto più possibile il boss al cuore, quindi al centro del petto. Attenzione sempre a prendere un po' di distanza da lui. Ok, ci ha appena sfiorato portandoci già in pericolo, quindi fa davvero molto molto male. E usiamo anche un assordente. Ok, sempre Magnum, da media distanza. Possibilmente sempre al cuore se riusciamo. Possiamo passare anche la bomba. Eccolo che arriva, perfetto, l'abbiamo interrotto benissimo, occhio perché quell'attacco poi va sempre ad eliminarci in un colpo solo, al di là di quante vite abbiamo. Direi un'altra stordente ci sta comunque bene. Ok, perfetto, non ci resta altro che recuperare il lanciarazzi ed eliminare anche il Tyrant. Come sempre, gli passiamo leggermente sulla destra, una volta preso. Oppure possiamo anche fare in questo modo, ovvero prima lo scartiamo sulla nostra destra, la sua sinistra, e poi prendiamo il lanciarazzi. Dopodiché
Dopodiché lo equipaggiamo e mettiamo anche fine a questa boss fight. Perfetto. Anche stavolta ci sono avanzati qualcosa come 45 secondi, un'eternità, e possiamo proseguire verso il treno. Altro razzo in mezzo al gruppotto di zombie. Tutto è sistemato e quindi raggiungiamo anche i vagoni. Stavolta però qualcosa cambia, ragazzi. Infatti sarà possibile affrontare un ulteriore boss fight per poter così sbloccare il vero finale di Resident Evil 2. E quindi, ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 42esimo episodio della nostra videoguida al 100%, comprensiva di tutti i collezionabili per Resident Evil 2 Remake, è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete concesso e spero davvero in qualche modo esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!